Vede, delle riforme di cui parla la maggioranza finora si sono viste e sono state approvate in Parlamento, al di là delle centinaia di proposte che sono state fatte dalla maggioranza, l'opposizione, su questa ragione Quagliariello. Il problema è di fondo che poi le uniche proposte che passano sono quelle che riguardano in materia di giustizia o qualche altra cosa simile Berlusconi e gli amici Sulla suoi, le solite leggiate persona. Quella è la fregatura di questo mondo. Il l'università è grazie paese a una legge ad persona. brucia. Il mondo, Federalismo. stiamo addirittura in guerra, e in una situazione di questo genere, quel che dobbiamo affrontare, se vogliamo rilanciare, e un governo in alternativa deve proporre, è quello di trovare questi 50 miliardi, perché di questo c'è bisogno. Allora, c'è una proposta che lo dice la maggioranza e lo dice l'opposizione. E riguarda anche la riforma costituzionale, eliminare le province. L'Italia dei Valori è pronta a votarla se lo fa la maggioranza. Se dovessimo andare, ci auguriamo al governo non è al più presto, è quello che mettiamo come una delle prime cose da fare. C'è una proposta che riguarda subito, servivano 300 milioni, perché li buttiamo via per fare il referendum il 12 e il 13 giugno invece di farlo accorparli insieme al 15 e 16 maggio? È una proposta che noi avevamo fatto. A proposito, vorrei segnalare agli ascoltatori, non date retta a quello che ci siamo detti qua. Il 12 e il 13 giugno si vota sui referendum, e il referendum è un voto importante, perché non è vero che è venuta a cadere la materia del contendere, perché è un messaggio importante sia per l'acqua, sia per la giustizia, sia per l'energia. E ancora, se noi dobbiamo intervenire, e quindi il 12 e il 13 giugno diventa quel che Berlusconi dice, Il un giudizio, voto se dice lei. vale la pena o non vale la pena continuare a tenersi un governo Allora. che parla tanto a chiacchiere, ma che infatti non fa nulla per gli interessi del Allora, Paese. onorevole Saltamartini e Bocchino e poi Centrella, siccome qua è in discussione anche l'approccio che a questi argomenti ha avuto il